La meditazione dell'albero ti aiuterà a prendere consapevolezza del tuo corpo nello spazio. Ti aiuta a metterti in relazione con l'ambiente circostante. Ti aiuterà anche a scoprire le parti ferite, ad accoglierle e a rigenerarle attraverso la tua energia fluida di cui non hai ancora consapevolezza, ma che esiste dentro di te. Questa meditazione serve anche ad entrare in contatto del mondo vegetale, assomigliandoti al comportamento di un albero. Entrerai direttamente in relazione con il mondo vegetale. Puoi anche, attraverso questa meditazione, sperimentare un incontro, uno scambio energetico, un viaggio attraverso le sensazioni che può percepire un albero e che non ha mai sperimentato. Praticare questa meditazione ti aiuta a riequilibrare l'armonia del tuo corpo e a concentrare la tua attenzione sul momento presente. Essere nel presente ti porta in una condizione di amorevolezza, di compassione, che è il fluido necessario a qualunque forma di vita, ed è ciò che ci porta in pieno spirito. Per iniziare, visualizza un grande albero. Osserva il tipo di albero che ti appare e fatti portare dal suo spirito guida. Seduta o seduto, dritto o dritta, inspira ed espira. Rilassati, lascia che i pensieri arrivino e scivolino su di te. Ripensa alla tua giornata e lascia che ogni emozione, pensiero, azione scivolino su di te senza attaccarsi. Rivedi la tua giornata e offri alla creazione senza giudizio. Prendi contatto con la parte più profonda di te stessa, di te stesso, e semplicemente stai. All'interno di te stessa, di te stesso,
sei all'interno dell'universo. Ciò che è dentro è fuori. Ciò che è in basso è in alto. Puoi accedere a qualsiasi informazione, essere in contatto profondo con qualsiasi cosa. In questo modo entreremo in contatto con il regno vegetale. Diventeremo un albero. Ora diventa un albero. Senti un albero. Vivi come un albero. Senti le tue radici che scendono nella terra. Sono le radici di un albero. Servono a fissarti al terreno, a renderti solido, solida, sicuro, sicura e a nutrirti, prelevando dal terreno acqua, il nutrimento di cui hai bisogno per crescere e per vivere. Ora che con le tue radici hai investigato il terreno, scegliendo i punti migliori per attecchire, cercando la via che ti sembrava di minor resistenza, hai usato una saggezza antica e basilare che ha fatto sì che hai fatto la cosa migliore da fare e dove farla. Le radici sono la tua parte antica, profonda e nascosta. Ora percepitevi nel vostro tronco. Siete il vostro tronco. E siete dentro al vostro tronco e sentite com'è. Alto, basso, dritto, contorto. Percepite la vostra corteccia che vi contiene, vi isola e vi protegge. Sentite la linfa che scorre al vostro interno, fin dentro il vostro cuore più intimo, più tenero. Sentite come siete protesi verso l'alto, come siete nella posizione che vi ha più avvicinato alla luce. Percepite quello che c'è intorno a voi. Sentite gli altri alberi. Sentite se c'è poco o molto spazio intorno a voi. Se siete in una foresta piena di alberi simili a voi, o se siete isolati su di una collina, se fate parte di un filare ordinato oppure no. Ora siate anche i vostri rami che si sono estesi sopra di voi, la parte di voi che si espande verso l'alto, verso il cielo, il punto dove ogni primavera la vostra rigenerazione è più evidente, dove si formano i boccioli, dove nascono le foglie, dove crescono e maturano i frutti, dove il regno animale fa la sua casa e porta avanti i suoi cicli vitali.
Adesso voi siete l'albero intero, con ogni sua parte, con ogni sua specificità. Quando accade qualcosa ad una parte dell'albero, qualcosa accade tutto l'albero. Cosa succede se un ramo si secca? Provatelo. Ora uno dei vostri rami si secca e voi potete sopravvivere, ma senza una parte di voi. Provate la sensazione della possibilità infinita della rigenerazione e della sopravvivenza. Un incendio può bruciare parti dell'albero, ma lasciare intatta la sua essenza, che lentamente, con determinazione e costanza, ricomincerà a crescere, a riprodurre se stesso in un arco di tempo diverso dal nostro. Lento, lunghissimo, infinito, rispetto al tempo di ogni singolo frutto. Percepite la sensazione di ogni singola individualità, che è al tempo stesso un insieme di parti diversissime tra loro. Radici, foglie, semi, corteccia, frutti, linfa, siate il tutto e una parte del tutto. E sentite come siete profondamente connessi con ciò che vi circonda. Ora dipendete dalla terra e dall'acqua. Scambiate qualcosa di voi con l'aria. Avete bisogno del fuoco e del sole, ma il fuoco del fulmine può uccidervi. Siete all'interno di un ciclo naturale, ma non ne siete in balia. Ne siete parte integrante. Contribuite al vostro ecosistema. Gli animali si nutrono grazie a voi, o grazie a voi trovano rifugio. Il ciclo annuale del sole, della luce e delle stagioni è vitale per voi. È una parte di voi stessi. È ciò grazie a cui vi manifestate in un modo o nell'altro. Restate per un po' alberi e sentitevi di un tutto che è parte di voi. Ora visualizzate una nuvola rosa che dal vostro cuore esce e si diffonde tutto intorno a voi, una nuvola di puro amore. Espandete ora la nuvola alla stanza che avete intorno a voi, poi alla casa, al palazzo, alla città o paese in cui vi trovate, alla nazione e infine al mondo intero. E poi nello spazio, nell'intero universo. Lasciate che la vostra nuvola si fonda a quelle degli altri, che in questo momento, in altre parti del globo, stanno facendo la stessa cosa. Lasciate che Madre Terra sia nutrita dalla nuvola d'amore. E poi lentamente ritornate al vostro corpo fisico. Lasciate che il respiro entri profondamente in voi. E iniziate a muovere le dita delle mani e dei piedi. E riprendete contatto con la vostra parte materiale. Soltanto quando sarete pronti. Aprite gli occhi.